Andiamo al volley. Dopo la sconfitta subita nella gara d'esordio con la Germania, l'Italia del volley torna in campo nell'Europeo di Polonia per affrontare la Slovacchia. Il servizio dell'inviato Maurizio Colantoni. Il risveglio dopo la brutta batosta contro la Germania. A Stettino parte in salita l'Europeo degli Azzurri e dopo il giorno di pausa l'allenamento, la testa è alla seconda sfida della pole contro la Slovacchia. Una vittoria farebbe tornare dell'umore giusto gli Azzurri. Con la Slovacchia bisogna entrare determinati e vogliosi di portare a casa il risultato. Dobbiamo trovare anche il nostro gioco migliore che c'è stato in alcuni momenti contro la Germania, però bisogna riuscire a tenerlo per 2 ore e passa di gioco e questo è quello che ci siamo messi in testa di fare. Con che testa l'Italia deve entrare in campo? Con la solita testa e la grinta, la voglia di far bene e di vincere questa partita, perché per noi è veramente importante per il passaggio del girone. Insomma. Una sconfitta contro la bestia nera Andrea Giani, ora però la voglia di rivalsa. E a dare una spinta maggiore alla nazionale ci sono gli oltre 2 milioni di appassionati davanti alla TV. Sì, e qualcuno l'ho smosso anche io dalle mie parti a Torino. Allora la pallavolo... ogni volta che va sulla Rai c'è sempre un grande spettacolo sia sugli spalti che anche a casa. Bisogna ripetersi, continuare a credere di poter fare, di raggiungere appunto questi obiettivi di telespettatori e secondo me siamo sulla riga giusta. La Polonia alla ricerca del primo successo, la Russia per chiudere la pratica dei gironi. Erano queste le squadre più attese nella seconda giornata dell'Europeo di volley. Il servizio di Marco Fantasia. Russia a punteggio pieno dopo la seconda giornata di gare nel gruppo C che si gioca a Cracovia. La squadra di Shliapnikov ha però sofferto molto contro la Slovenia dell'ex allenatore di Perugia, Kovac, capace di esprimere un bel gioco per lunghi tratti della partita. Nei momenti decisivi però la miglior tenuta nervosa dei russi e le prodezze dei singoli da Mikhailov a Volkov hanno sempre fatto girare il set dalla parte della squadra in maglia blu. È finita 3-0 in quasi 2 ore con parziali a 25, 28 e 22. Russia ha 6 punti e quasi qualificata, considerato il prossimo e ultimo impegno con la Spagna, battuta 3-0 dalla Bulgaria. Nel gruppo A la Polonia ha faticato per un set contro la Finlandia. La paura di sbagliare ancora dopo lo 0-3 subito ad opera della Serbia all'esordio ha legato le gambe degli uomini di Fefe De Giorgi. Vinta la prima frazione 25-23, Kubiak e compagni si sono sciolti ed hanno sepolto i finnici sotto una valanga di ace, 13 alla fine. Nel corso del match l'allenatore salentino ha lanciato l'esordiente Kochanowski, un ventenne che a livello giovanile ha vinto tutto e promette di essere il futuro della Polonia. Nell'altro match del girone la Serbia ha dovuto lottare per 5 set prima di avere la meglio su una sorprendente Estonia. Ora tocca nuovamente al girone dell'Italia, dopo il match degli Azzurri in diretta su Rai 2 alle 17:20, alle 20:20 diretta di Germania e Repubblica Ceca su Rai Sport Più. Italia molto seguita in TV, possiamo vedere Corriere dello Sport, pagina 46, dice l'Italia vince solo su Rai 1 in attesa di poterla vedere vincere anche in campo. Eurovolley per il KO con la Germania, 2.157.000 spettatori, share del 12,87%. Oggi contro la Slovacchia sarà già una sfida decisiva, l'appuntamento, dicevamo, 17.30, anche un po' prima, 17.20 su Rai 2. Veniamo al...